Gennaio è finito, benvenuto febbraio, sono qui per raccontarvi quali sono i miei preferiti del mese trascorso, che anche se era iniziato malissimo, tutto sommato ha preso una piega positiva. Se non è il primo video che guardate su questo canale, sicuramente saprete già che ho buttato nel secchio i biglietti aerei per Dublino, l'ho detto in lungo e in largo, mi sono lagnata in ogni luogo e in ogni lago e quindi non approfondirò la questione. Tuttavia, sono molto soddisfatta perché sono riuscita comunque a mantenere i miei buoni propositi di cui vi avevo parlato nel video sull'inizio dell'anno. Allora, prima di tutto, il mio buon proposito, che in realtà riguarda i libri, è che non ho comprato libri a gennaio e vorrei ben vedere. E poi invece parlavamo di tre buoni propositi che non riguardavano i libri. Uno era viaggiare di più. L'altro era legato al progetto di smaltimento dei trucchi che sta andando avanti e mi sta dando delle belle soddisfazioni. E il terzo era quello di continuare a portare avanti il blog e in effetti fino ad ora ci sono riuscita. Se vi interessa, giù nell'info box trovate il link al blog in cui ogni martedì per ora nel pomeriggio stanno uscendo dei nuovi articoli e spero di continuare così per tutto febbraio e vediamo poi di mese in mese come me la cavo. Come vi dicevo, il buon proposito era di viaggiare di più anche a brevi distanze. In realtà, non appena mio marito si è ripreso, abbiamo deciso di prenderci un weekend lungo e andare a Marsiglia, che ci è piaciuta un sacco. Spero di riuscire a montare un video in cui ve la mostro. Devo dire che 3 giorni, magari anche 4, se uno vuole fare delle escursioni un po' più lunghe, sono una buona soluzione e siamo stati molto contenti, abbiamo trovato bel tempo, la città ci è piaciuta. Ed è una gita che vi consiglio. Poi, visto che appunto mi ero detta anche mete vicine, abbiamo preso il treno un sabato pomeriggio e siamo andati a Bellano, che è subito dopo Varenna, anche lungo la linea ferroviaria, comodissimo, in poco più di un'ora ci si arriva. Il paesino di per sé, senza infamia, senza lode, secondo me Varenna è più carina, ma ci voglio tornare a Bellano per vederlo un po' meglio, perché abbiamo fatto questa gita proprio estemporanea, prendendo il treno all'1:30 di pomeriggio, tornando anche presto perché il sole tramonta presto. Quindi di per sé vi dicevo il paesino non è niente di che, ma c'è una cosa interessante che è l'Orrido che ha una sua, un suo interesse geologico, quindi vale la pena di fare una gita per vederlo. E poi, visto che è arrivata la macchina nuova, l'abbiamo subito messa in funzione per fare una gita a Mantova, nella quale io ero ovviamente già stata e anche mio marito, però non ci eravamo andati da tanti anni e ci è sembrato un bel ritorno. Quindi davvero per gennaio ce l'ho fatta a viaggiare di più e spero di mantenere questo buon proposito anche per tutto il resto dell'anno. Però non ho visto neanche una mostra, anche se devo dire che anche qui l'abbonamento dei musei mi è tornato di grande utilità perché a Mantova l'ho usato sia per Palazzo Te che per Palazzo Ducale e alla fine, se non sbaglio, il biglietto cumulativo costa 19 euro, quindi su un abbonamento che ho pagato meno di 40 euro, se non sbaglio, perché l'avevo preso in sconto, praticamente me lo sono già ripagato. Quindi grande successo dell'abbonamento musei di Lombardia che vi consiglio sempre, se vivete in Lombardia, c'è anche in Piemonte, c'è anche cumulativo Lombardia e Piemonte e provate a verificare nella vostra regione se esiste qualcosa di simile, perché sicuramente ne vale la pena. Poi vi vorrei segnalare una cosa che ho guardato qui su YouTube. Ci sono inciampata casualmente perché YouTube me l'ha consigliato, non so sulla base di quali parametri, però devo dire che è stato un consiglio per il quale sono grata a YouTube. Ed è un video di un ragazzo che racconta il suo Interrail, raccontandolo tramite dei messaggi vocali a una fantomatica ragazza, una specie di interesse sentimentale, in cui però lui non parla delle cose che ha visto, ma soprattutto dell'influsso che il viaggio sta avendo su di lui. È una narrazione molto introspettiva, accompagnata dai luoghi che lui visita. Non c'è niente di didascalico in questo video, è un video anche piuttosto breve, intimo e vi consiglio di guardarlo. Assolutamente è un video breve e ne vale la pena. Secondo me è un piccolo corto molto delicato e
Bello, tra l'altro girato prima della pandemia, quindi senza tutte le difficoltà degli ingressi, posti chiusi, eccetera, senza mascherine, ed è un ritorno ad un mondo che ci sembra veramente lontanissimo da come eravamo abituati. E poi rimanendo sul tema video, io ho guardato due serie TV, mi fa ridere consigliarvele perché sicuramente intanto sono super famose e poi probabilmente le avrete viste anche voi. La prima è Monterossi, che è visibile su Prime, tratta da due romanzi di Alessandro Robecchi. Io vi ho già fatto una capa tanta sui romanzi di Robecchi e sono contenta che grazie a questa serie, stiano ottenendo una certa notorietà. Tra l'altro, grazie all'uscita della serie TV, i romanzi di Robecchi sono tornati in sconto e quindi ne ho approfittato per comprarmi anche l'ultimo, Flora, che mi mancava. Adesso ne ho due da leggere, come Cerchi sull'acqua, i Cerchi sull'acqua mi sembra, e Flora, appunto. Quindi posso completare tutta la serie, ma sono sicura che lui ne sta già scrivendo altri e spero che anche la serie TV venga arricchita di nuove produzioni. L'altra serie TV che sto in realtà ancora guardando, quindi non ho ancora finito, ma mi ci sto divertendo parecchio, è Only Murders in the Building, disponibile su Disney Plus. Noi abbiamo avuto 6 mesi in regalo di Disney Plus con l'abbonamento al Wi-Fi o non so bene come, o se ad Amazon, non so come ci sia venuto il regalo, quindi stiamo sfruttando adesso Disney Plus. Per il tempo in cui ce l'abbiamo, non penso che poi rinnoveremo l'abbonamento. Comunque ci stiamo divertendo parecchio con questa serie TV. È piuttosto spassosa, non è una cosa che ti cambia la vita, però ci stiamo divertendo e siamo più o meno a metà. Se non l'avete ancora vista, se vi volete distrarre, tra l'altro sono delle puntate piuttosto brevi, intorno alla mezz'oretta ciascuno, quindi se volete intervallarla, una serie tra l'altro appunto breve, perché sono solo 10 puntate, anche in una sera ve ne sparate boh, 3 o 4 se volete e la finite molto rapidamente. Piuttosto divertente, niente di serio, ma se vi va una cosa che non è tanto seria, questo è un buon consiglio, secondo me. Siamo arrivati invece a due cose che riguardano i libri. Proprio allo scadere di gennaio mi è arrivato il primo pacco da Sur, che è il pacco di benvenuto dell'abbonamento, che conteneva due libri e un quadernino. Il quadernino è questo, Le cose che non facciamo di Andreas Neumann. Raccontare un racconto e saper tenere un segreto. Mi è sembrato un ossimoro stupendo. Il quadernino è fatto così, era in omaggio con l'abbonamento. Di solito loro questi quadernini li danno in omaggio appunto con gli abbonamenti oppure con gli acquisti alle fiere. Il pacco, vi dicevo, conteneva due libri, uno scelto da me dal loro catalogo e l'altro invece è la prima uscita dell'abbonamento dedicato ai contemporanei. Vi mostro il libro scelto da me che è Il colore viola di Alice Walker, che credo sia stato tra l'altro in offerta a gennaio, non so in quale giorno, però l'ho visto passare. Teresa, ti ricordo che questo è un altro dei libri che vogliamo leggere insieme. Non so quando arriverà il suo momento perché appunto vorrei aspettare e leggerlo insieme a Teresa del canale Bibuccalula e quindi questo aspetterà un po'. Invece vorrei leggerlo a febbraio perché questo è un altro dei buoni propositi che mi sono data in relazione all'abbonamento, cioè quando il libro arriva quel mese io lo vorrei leggere. Tra l'altro mi è andata bene per gennaio, febbraio che è un libro breve, Questo mondo non ci appartiene, di Natalia Garcia Freire. Dietro c'è scritto: Questa è la mia nuova casa, una cella, una torre, una barca, un tunnel, quel che io desidero sarà. Visto che io ho una casa nuova da pochi mesi, chissà che non parli anche di me questo libro. Non ne so niente, non voglio saperne niente, ma voglio leggerlo al più presto possibile, proprio perché i libri nuovi, quando entrano in casa, devono essere letti immediatamente, che questo è un altro dei miei buoni propositi. E a fine febbraio vedrete se ce l'ho fatta. Tra l'altro, che è una loro buona abitudine, c'era dentro anche un segnalibro che è Radici bionde di Bernardino Evaristo. Voi sapete che io non sono impazzita per Ragazza, donna, altro. Questo era secondo me un romanzo con uno spunto narrativo interessante, però alla fine non ho approfondito. Va bene così, ho già sufficienti libri da leggere e quindi enorme soddisfazione nel ricevere il mio pacco e trovarci dentro questi due libri.
Ultimo, ma non per ultimo, il libro preferito del mese non di narrativa. E ho ripescato un libro che avete già visto su questi lidi ed è un viaggio dal divano. Stiamo parlando di Finalmente Weekend di Sara Izzi, che ha un blog abbastanza famoso di viaggi che si chiama The Lost Avocado. Io l'avevo scoperta perché cercavo informazioni per un viaggio a un weekend lungo a Bilbao. Voi sapete probabilmente che io ho sempre questi biglietti per Bilbao che ho comprato nel 2019 e che vengono continuamente rimandati perché EasyJet sposta le tratte e quindi non vola, perciò mi dicono che cancellano il volo e io lo posticipo, lo posticipo, lo posticipo. Tra un po' farà la maggiore età questo biglietto aereo. Comunque, ho avuto modo di sfogliarlo di nuovo perché, tra l'altro, se non l'avevate visto, vi lascio giù il link al video in cui, che avevo fatto dedicato a questo libro. Parla anche di Marsiglia, quindi quando dec abbiamo deciso se andare a Marsiglia oppure no, ho preso spunto anche da qui ed è stata una delle ragioni che mi ha spinto a scegliere Marsiglia come meta per un weekend lungo proprio all'inizio di gennaio. Tra l'altro, per farvi un assaggio di Marsiglia, ve lo mostro, eccola, eccola ancora qua. Con questo ho concluso i preferiti del mese di gennaio. Vorrei sapere se abbiamo dei preferiti in comune oppure quali sono stati i vostri preferiti del mese di gennaio. Se per questo mese almeno avete tenuto duro sui vostri buoni propositi di inizio anno, se li avete fatti, ovviamente. E noi ci rivediamo lunedì per parlare ancora di libri. E nel frattempo, buona lettura a tutti!